Ciao navigatori. Tutta Europa è con il fiato sospeso per la crisi tra Ucraina e Russia, che potrebbe portare a un passo dalla guerra. Perciò, visto che in queste settimane si sta parlando molto dell'Ucraina, vediamo 16 fatti storici, culturali e geografici che non tutti conoscono su questa nazione. La civiltà ucraina nasce circa 4800 anni fa avanti Cristo, grazie alle popolazioni nomadi dei Tripilian e Sciiti. Nel corso della sua storia, l'Ucraina ha visto molti popoli stranieri padroneggiare nella sua terra, tra cui i Mongoli Ottomani e il Commonwealth Polacco-Lituano, con le comunità cosacche che tentavano di vivere in modo indipendente in alcune aree dell'Ucraina. Durante il XVIII-XIX secolo, tuttavia, l'Ucraina fu divisa tra l'impero asburgico e l'impero russo. Nel 1918 l'Ucraina fu annessa all'Unione Sovietica, uno status che avrebbe caratterizzato la loro esistenza per tutto il XX secolo. Sebbene la lotta di questa nazione nel corso della sua storia sia stata estremamente dura, le influenze culturali, l'architettura asburgica e i monumenti sovietici conferiscono al paese una ricchezza di profondità ed espressione. In Ucraina è possibile trovare numerosi siti archeologici d'epoca dell'uomo di Neanderthal. La prima Costituzione del mondo fu redatta e introdotta nel 1712 dall'ucraino Hetman Piri Olik. Il documento mirava a introdurre la separazione dei poteri. Tale carta ha delineato la responsabilità e i diritti sia dei cittadini che del governo. Nel 1986 l'Ucraina, ancora appartenente all'Unione Sovietica, passò alle cronache per il disastro di Chernobyl, situato nel nord del paese. Il disastro ha portato all'abbandono di intere città, oggi diventate città fantasma. Fatti geografici. Con una superficie di 603.628 km², l'Ucraina è il paese più grande d'Europa. Il suo territorio è quasi tre volte più grande del Regno Unito. Lo Stato è diviso in 24 oblast, contee. Praticamente l'Ucraina si trova al centro dell'Europa. L'aspettativa di vita media per le persone ucraine è di 71 anni. Il paese è al quarto posto al mondo per livello di alfabetizzazione. La lingua ucraina è l'unica lingua ufficiale nella nazione. È interessante però notare che la lingua ucraina è stata classificata come la terza lingua più bella. È stata valutata anche come il secondo suono più melodioso dietro l'italiano. Con i suoi 105,5 metri sottoterra, Arsenal è la stazione metropolitana più profonda del mondo. La stazione è situata lungo la linea di Sviatonsko-Brovaska presso Kiev. La costruzione avvenne nel 1960 durante la Guerra Fredda. Tra i motivi della sua profondità, la minaccia di bombe nucleari. Fatti culturali. A differenza di molte culture in tutto il mondo, gli ucraini indossano le fedi nuziali sulla mano destra e non su quella sinistra. Kiev è ampiamente considerata la capitale spirituale del paese. I pellegrini percorrono regolarmente lungo distanze per visitare la chiesa di Sofia e il monastero delle cupole dorate di San Michele. Il 23 giugno in Ucraina si festeggia l'Ivana Cupola Day. Delle coppie saltano su un fuoco, il quale rappresenta un rituale di purificazione. Se la coppia che salta non perde la presa della mano dell'altro, allora il loro amore è destinato a durare tutta la vita. La tradizione popolare delle uova di Pasqua origina in Ucraina.
In origine le uova erano modellate usando cera e colorante. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e noi ci sentiamo molto presto. Ciao!